Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Opera Omnia versione global. Ci troviamo in zona banner poiché è uscita l'arma LD di Artemisia. Artemisia è uno di quei personaggi che io voglio pullare a qualsiasi costo, voglio ottenere la sua arma LD, ma allo stesso tempo sarebbe consigliato a mio parere pullarla quando uscirà con la sua burst, così andate a pullare sia per l'LD che per la burst. Poiché non ci sta neanche la free multi, cioè fosse stata la free multi magari uno andava a fare un tentativo, quindi se avete poche risorse, a mio parere è meglio pullare per Artemisia quando uscirà con la sua burst, che alla fine non manca neanche tantissimo su via, a breve uscirà anche con la sua burst. Ma attualmente io voglio pullarla, abbiamo 457.000 gemme, ma abbiamo anche la bellezza di 999 ticket, più altri 100-200 ticket all'incirca nelle ricompense della posta. C'ho un botto di ticket ragazzi, devo spendere sti ticket e non ho idea di come fare, cioè li andremo a spendere adesso su questo banner, quindi continuerò a utilizzare i ticket fin quando non mi esce l'arma LD di Artemisia. E di questo banner praticamente l'arma che cerco è l'LD di Artemisia e forse la burst di Shantotto, anche se effettivamente andrò a pullare nel suo banner, nei suoi banner, insomma, poi vedremo, anche perché comunque andrò di ticket anche in questi banner. Banner che non contengono la free multi, peccato, peccato. Va bene, dai, iniziamo la pull, il pull qua nel banner di Artemisia. E come sempre, ragazzi, i ticket ve li velocizzo. Musichetta di sottofondo e si parte! No, non ci posso credere, ragazzi, tipo quanti? 5 ticket? Arma LD di Artemisia. Ok. Grazie mille, gioco. Wow, fantastico. L'ho beccata davvero in quanti? 5 ticket? 7 ticket, insomma, dai, davvero, wow. Wow, 6 ticket e abbiamo preso l'arma LD di Artemisia. Ok. Come li spendo gli altri ticket? Vabbè, a sto punto ragazzi ci andiamo a pullare anche eventualmente l'arma burst e l'arma LD di Shantotto. Ci proviamo. Magari andiamo a spendere un massimo di 200 ticket. Più che altro la voglio ottenere neanche per maxarla, perché non credo di farla nemmeno viola, ma giusto per avere un aiutino in più durante la sua challenge quest, che come avete visto nel video che è uscito oggi, per voi ieri, insomma abbiamo bisogno effettivamente di migliorare un attimino Shantotto, poiché è un pochettino scarsa nelle condizioni di adesso. Beh, allora, dove pulliamo? Quale banner ci ispira di più? Questo qua con il blu o questo qua con il dorato? Beh, questo mi ispira un tantino di più. Mi suona di orb dorate, orb che possono contenere l'LD. Quindi, sì. Iniziamo su questo. Ecco, come sempre, ragazzi, i ticket ve li velocizzo, anche se mi sa che non ce ne sta bisogno. Cioè, se mi esce l'LD in altri 6 ticket, alquanto inutile. Sì, qua cerco anche la sua arma X. Mi sembra di non avere nemmeno la sua arma X, quindi il set di Shantotto, qua abbiamo bisogno del set di Shantotto, dalla 15 alla LD, LD X, insomma tutto quello che ci sta, tutte le armi di Shantotto. Poi mi serve qualcun altro? Sì, ma anche no, nel senso gli altri personaggi che ci stanno nel banner non mi interessano, in questo invece no, è meglio l'altro, quindi è decisamente meglio questo. Vabbè dai, partiamo, musichetta di sottofondo e si ricomincia. Thank you.
Signori, abbiamo trovato la Burst. Guardate quanta epicità in una singola orb. Godiamoci il momento, tanto ormai sappiamo che è una Burst e... un po' non mi piace, cioè devo dire questa cosa che... arrivare a ottenere la Burst per avere questo spoiler così è davvero brutto. Ora, non so se si possa ottenere anche l'LD, ma è la Burst al 100%. Abbiamo ottenuto la Burst di Shantotto dai ticket. Non male. Ed eccola qua. Burst di Shantotto ottenuta. Adesso ci manca semplicemente la sua LD e la sua arma X, perché non credo di avere l'arma X di Shantotto, quindi continuiamo con i ticket. E naturalmente, ragazzi, non sto neanche commentando le varie X che mi escono nel banner, perché uno non mi interessa, non me ne faccio nulla, e due, adesso il drop rate delle X è aumentato a dismisura, quindi vi vado a commentare nel caso dovesse uscire la X di Shantotto, che per l'appunto è un'arma che sto cercando. Manca importante praticamente la sua X e la sua LD. Continuiamo, mi mancherebbe anche qualche 35, però va bene comunque. Si continua. Attenzione che abbiamo ottenuto anche l'LD di Shantotto, Burst LD, e ancora mi manca la sua ex. Ma quante epicità in questo video, ragazzi, dai ticket sto ottenendo tutto, mi manca semplicemente la sua ex, ho finito il banner. Non mi serve altro che la sua ex. Adesso mi farà impazzire prima che mi esca la sua arma ex, io lo so. Però una volta ottenuta anche la sua arma ex... e la ti viene il pallino di portarla a viola, no? Di maxarla, una volta che hai preso tutto dai ticket in questo modo, che fai? Poi non la maxi? E non lo so, probabilmente sì, anche perché avere un altro personaggio magico per le Feod potrebbe tornarmi utile. Shantotto è pure parecchio forte, non mi piace minimamente come personaggio, sono alquanto combattuto, devo dire, su sta cosa, cioè... la porto viola, non la porto viola, la faccio viola, non la faccio viola. Comunque, intanto andiamo alla ricerca della sua arma X. Wow, abbiamo ottenuto tutto dai ticket, incredibile, ma ne riparliamo alla fine, una volta che avremo trovato anche la sua arma X.
Abbiamo ottenuto l'ex! Di Lulu. Sì, lo so, ho detto che non commento più, però... mi sta sembrando la ex di Shantotto un po' come la 35 in passato, Burst LD, ma la ex di Shantotto neanche a pagarla, eh? Vabbè, se non l'ottengo fa nulla, la otterrò più avanti, tanto come detto non era mia intenzione maxarla. Arriviamo a 800 ticket, anche perché mi sta bruciando malissimo il dito, ragazzi, non si può capire, con il caldo non si possono lanciare ticket, minimamente, quindi dai, continuiamo e ci fermiamo a 800 ticket, nel caso non dovessimo trovare la sua arma ex. E a soli 3 ticket, ragazzi, mi si riempie l'inventario, come sempre, non mancava davvero pochissimo e niente, inventario pieno. Vorrei un'ulteriore espansione per l'inventario, onestamente. Comunque, mancano sti 3 ticket e dell'ex di Shantotto neanche l'ombra, eh. Ex New 35, praticamente. Ultimo ticket... vediamo se magari la sculiamo adesso. Non credo, non credo, però non si sa mai. Niente, non si è nemmeno trasformata. Vabbè, dai, pazienza, pazienza. Non mi posso lamentare, o perlomeno non più di tanto. Diciamo che il banner si è rovinato verso la fine. Però mi ha comunque dato la Burst LLD. Il che è tanta, tanta roba. Ora, molto probabilmente ci andrò a spendere ancora qualche ticket io per conto mio, così magari in quest'altro banner, magari mi porta fortuna questo banner per l'arma X. Ma ragazzi, è stato davvero epico. Abbiamo ottenuto tutto. Abbiamo ottenuto in 6 ticket l'arma LD di Artemisia. L'arma che cercavo, l'unica arma che effettivamente mi serviva dal banner. Tanta, tanta roba aver ottenuto quest'arma. E poi abbiamo ottenuto l'arma LD e l'arma Burst dal banner di Shantotto. E comunque vanno bene anche queste due armi, secondo me, per superare lo stage challenge. Cioè alla fine gli dà un buon boost, quindi dovrebbe fare abbastanza danni. Certo, avessi avuto anche l'arma X sarebbe stata tutta un'altra storia, ma visto che non la voglio fare viola, o almeno non per il momento, anche se effettivamente poi andando a vendere la sua arma X è come se mi costasse solo 2 lingotti, sarei alquanto indeciso davvero a portarla a viola o meno in questa situazione, perché comunque sarebbe un personaggio in più che si aggiunge alla squadra. Magari fatemi sapere la vostra, datemi qualche consiglio se secondo voi ne vale la pena o meno nel caso portarla a viola, sempre che io riesca a ottenere la sua arma X dai ticket in quest'altro banner, che come detto andrò a pullare qualche altro centinaio di ticket, così giusto per tentare la sorte. Ma mi sa che, come detto, l'arma X è diventata la nuova 35. Vabbè ragazzi, dai, io sono contentissimo, ho ottenuto l'arma LD di Artemisia, che effettivamente era l'unica arma che volevo da questi banner. Anzi, in questo video dovevamo vedere solamente il pool di Artemisia, quello di Shantotto sarebbe stato un video a parte, ma Artemisia è stata così gentile da fermare il tempo e in soli 6 ticket mi ha droppato la sua arma LD. Grazie Artemisia, grandissima.
E vi auguro naturalmente la stessa fortuna, ragazzi, se non di più, trovarla direttamente con un ticket. Aprite un ticket qua, ex di Artemisia, ex LD di Artemisia. E stessa cosa magari con l'arma Burst e l'arma LD di Shantotto. Davvero, sono contentissimo di questi due banner. Vi auguro nuovamente tantissima fortuna con le vostre pull. Vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like, commentare, condividere il video, attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale, di seguirmi anche sui social che come sempre trovate in descrizione, e noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!